Non mi dilungherò, se non per ringraziarvi di essere qui questa sera e di condividere con noi la gioia di questa grande musica. Quindi lascio la parola al signor Terrano che introdurrà brevemente il programma di questa sera. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Io farò una piccolissima introduzione soltanto sulla parte giapponese perché la parte italiana la conoscerete sicuramente meglio di me. Due parole sul titolo. Il titolo di questo concerto, di questa serata, Chisana Sora, che in giapponese vuol dire piccolo cielo, è il titolo di un brano che verrà appunto cantato questa sera ed è un brano del più grande compositore giapponese, Toru Takemitsu, che è stato sicuramente il più grande, forse anche il più celebre, compositore appunto nipponico, morto nel 1996. E la vicenda personale di Toru Takemitsu ha un po' ispirato anche non soltanto il titolo di questa serata, ma anche forse lo sviluppo dei brani musicali. Perché Toru Takemitsu inizia ad essere un musicista autodidatta che ama alla follia e prende come spunto tutti i più grandi maestri della musica occidentale. La musica giapponese tradizionale è una musica molto diversa da quella che noi conosciamo, non ha sette note, ma ne ha cinque. Si chiama musica pentatonica, sostanzialmente ha tutte le note più basse, tranne il fa si, e quindi è un tipo di musica molto ripetitiva. Non è ripetitiva a caso, è ripetitiva proprio per lo spunto che doveva avere. Erano sostanzialmente due i tipi di musica giapponese. Il primo, che era un tipo di musica corale che veniva cantato e viene cantato tuttora nei monasteri buddisti, si chiama Shomyo. E l'altra è un tipo di musica, si chiama Gagaku, che è un tipo di musica orchestrale, sempre pentatonica, che viene invece musicata nell'ambito della corte imperiale. Era ed è ancora tuttora musicata. Ma Takemitsu Toro ha una specie di repulsione per il proprio paese, per la tradizione musicale del proprio paese. Questo nei primi suoi anni. Dirà in seguito che questa cosa è dovuta soprattutto al fatto che gli ricordava la guerra e quindi rifuggiva dalle melodie giapponesi proprio per questo, cioè per questo motivo. Eppure nel 1961 scrive il brano appunto Chisana Sora, Piccolo Autunno, che rappresenta Piccolo Cielo, che rappresenta un po' lo spartiacque tra la prima versione occidentalista e la seconda, che andremo a sentire appunto in altro ambito perché ci vogliono degli strumenti molto molto diversi, che è sostanzialmente quella che nasce alla fine degli anni 60. Vi racconto brevissimamente questo aneddoto che ci ha dato un po' l'ispirazione per la serata di questa sera. Takemitsu Toro nel 1967 riceve da New York la proposta di fare un pezzo nuovo, un pezzo che coinvolgesse sia strumenti occidentali sia strumenti della tradizione nipponica, in particolare lo shamisen e il biwa, che sono sostanzialmente due strumenti, più con lo shakuhachi, che è il flauto di bambù. Lui prende degli spartiti di Debussy e da solo si rifugia nella sua villa di montagna e ha una forte crisi. Ha una crisi perché vede che in effetti la sua idea di mescolare, di unire le due culture musicali è assolutamente impossibile. Si fa prendere dallo sconforto, sta quasi per telefonare a New York a dire che lui non ce la può fare a fare questo pezzo appunto proprio per questo motivo, poi ha una folgorazione. Ma perché unire le due culture tradizionali, orientali e occidentali, se invece si possono contrapporre?
e infatti darà luogo a quell'opera molto celebre che si chiama November Steps, che sarebbe la pronuncia giapponese dell'inglese November Steps, quindi passi di novembre, appunto, che è stato la sua opera, è stata la sua opera forse più nota, dove a un pezzo corale orchestrale occidentale viene contrapposto un pezzo orchestrale fatto da strumenti tradizionali giapponesi. Ecco, lo spirito di questa serata vuole essere questo, non un'unione e cercare un mix, una fusion, come si usa a dire negli ultimi tempi, tra Giappone e Italia, ma cercare di dare un quadro contrapposto, proprio perché dal contrasto nasce, diciamo, la forse anche la volontà di unione, ma soprattutto la bellezza dell'arte. L'arte nasce davvero dal contrasto. Io finisco di parlare, do il benvenuto alle due musiciste, soprano Tomo Miezoe e la musicista pianista Mari Fugino. Bello applauso per favore, grazie. Thank you.
Queste che abbiamo sentito sono le quattro stagioni giapponesi. È stata un'idea proprio delle musiciste di unire insieme questi quattro pezzi, che sono quattro pezzi di autori molto, molto diversi tra di loro, e di unirli insieme proprio per fare delle quattro stagioni. E in effetti vedremo soprattutto come contrasto, no? Dicevo prima, per la seconda parte, che i sentimenti in Estremo Oriente non sono mai espressi direttamente in prima persona da chi parla o chi scrive musica. Sono proiettati nella natura. Questa è una cosa che molto spesso è stata anche travisata, no? Pensiamo agli impressionisti, quando per primi hanno conosciuto l'arte giapponese. Ma la seconda parte di questo concerto vede due canzoni molto, molto simili perché hanno come tema il ricordo, tra cui una è proprio quella che dà il titolo alla serata. Kirito Anashita, letteralmente ho parlato con la nebbia. È un pezzo molto struggente perché racconta il ricordo di aver parlato con una donna, non si sa, una donna incontrata soltanto una volta, una donna, un amore passato, e c'è proprio la volontà di amare questa nebbia come se fosse proprio la donna stessa. Ma poi c'è il pezzo che dà il titolo alla serata, di cui vi leggo qualche piccolissimo pezzo, proprio perché Torio Takemitsu ha scritto anche il testo, cosa molto rara per i musicisti del calibro proprio suo, compositore al 100%. Alzai lo sguardo verso il cielo blu. Nuvole come cotone volavano piene di neve. Ho ricordato la mia infanzia. Ho ricordato quando sono stato sgridato e ho pianto. Alzai gli occhi al cielo notturno. Una piccola stella brillava come una lacrima. Ho ricordato. Atashi, aho, 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 a
Queste canzoni forse svelano leggermente la inaccessibile profondità dell'animo giapponese. Il brano che stiamo per sentire è molto 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 particolare. Io veramente ringrazio moltissimo la pianista Mari perché ci ha portato una opera che è molto 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 particolare. Racconto molto brevemente la storia di questo pianista e compositore che si chiama Akira Ifukube, che è un compositore che è sostanzialmente famoso per una cosa molto importante, ma per una sola cosa alla fine, tra il borgo. È stato quello che ha
composto la colonna sonora del film giapponese, ovvero il film originale di Godzilla, del film del 1954, non so se qualcuno l'ha visto, si chiama Gojira, che è il film di Ishiro Honda che poi ha dato, diciamo, l'origine a tutta la saga del famoso mostro. E questo compositore ha scritto nel 1933, a soli 19 anni e da autodidatta. Lui apparteneva a una famiglia antichissima di preti shintoisti, addirittura i primi documenti storici danno alla sua famiglia al VI secolo d.C., quindi pensiamo, insomma, quale famiglia lo avesse generato, ma da autodidatta studiò composizione. E nel 1933, a soli 19 anni, scrisse questo pezzo, di cui sentiamo il terzo movimento, che si chiama Nagashi, che è dedicato a uno degli eventi più importanti, alcuni degli eventi più importanti della vita dei giapponesi, cioè i festival. Festival, per esempio, c'è l'Obon, il Festival dei Morti, che è appunto uno dei quattro pezzi di questo piano, di questa piano suite del 1933. E questa sera, appunto, grazie a Mari, sentiremo il terzo movimento. Una curiosità: nel 1938, sostanzialmente la prima internazionale di tutta la piano suite è stata fatta a Venezia, da un noto pianista veneziano, adesso non mi ricordo, Gorini mi sembra, non ricordo bene questa sera, ed è alla fine degli anni 30, Ifukube divenne il più importante, il più noto compositore, tanto che addirittura lui raccontò di stupirsi, perché molto spesso era a casa, addirittura una volta era in ospedale e sentiva per radio i suoi pezzi. E immaginate, insomma, compositore che è così famoso ma così modesto di stupirsi che i suoi pezzi appunto fossero trasmessi per radio e in tutto il mondo. Grazie mille Mari per questa bellissima occasione. Grazie a tutti.
Sono